sta per giocare un match fondamentale per la zona bassa della classifica. Di fronte l'Astrigiana e Foiano. Era stata addirittura quinta nelle prime giornate di campionato. Tanto il tiro di Aquinandi da lontano, la palla che esce non di molto. E sotto la nostra tribuna invece Clevis Plumbi, tanto il colpo di testa che esce di un soffio di Biondi. Di casa in questi primi 20 minuti, il sinistro da lontano da parte di Francini. Succede, tanto ancora il corner per il Foiano, il colpo di testa di De Luca che esce di non di molto. Cerca ovviamente di non regalare nulla all'avversario, per questo i calci piazzati rivestono un'importanza ancora maggiore. Tanto Berti, subito la verticalizzazione per Mazzoni, che è solo, può entrare nel rigore, il sinistro di Mazzoni e la palla in rete. Il vantaggio della Lastigiana con Mazzoni, lasciato inspiegabilmente libero dalla difesa del Foiano. Il vantaggio della Lastrigiana, l'ottima verticalizzazione di Berti per Mazzoni. La sfera è colpo del KO. Iacquinaldi trova lo spazio per il cross per Berti ed eccolo qui il colpo del KO. Ancora pesanti responsabilità della difesa foianese. Grande cross di Iacquinaldi, ancora una volta decisivo. Caccia del pallone. Non è praticamente mai stato pericoloso il Foiano in questo primo tempo, se non sul colpo di testa di De Luca su calcio d'angolo. Intanto Mazzoni entra in area di rigore, il cross basso verso Berti e il miracolo di Cristofoletti. Un rinnovato buon pomeriggio dallo stadio comunale di Lastrassigna, dove si sta giocando il match chiave per la zona bassa della classifica fra Lastrigiana e Foiano. 2-0 il risultato a favore della Lastrigiana alla fine del primo tempo grazie ai gol di Mazzoni e Berti. Al 29esimo, al 33esimo minuto di gioco, Mazzoni di destro sul palo del portiere ci prova, infatti Mazzoni poi alza sulla traversa, oltre la traversa Cristofoletti. Vediamo il sinistro a rientrare da parte di Vincenzo Iacquinandi. Palla molto alta, colpo di testa di Francini, palla sul fondo. Tanto punizione di Zacchei, in area di rigore, attenzione, pallone interessante, colpo di testa, il palo, il colpo di testa di Pasqui, il palo salva la Lastrigiana, poi la girata del Foiano con la parata di Giovaniello, ma ha rischiato grosso. Che è tornato a giocare in proiezione offensiva sulla fascia sinistra, va nel sfondamento, il cross è buono per Monaci, attenzione Monaci, la chiusura però fondamentale di Vanzi. Qui destro di Zacchei, teso sul secondo palo, il colpo di testa tentato da un giocatore del Foiano, palla che ancora lì si accende una mischia, il Pasqui viene murato dalla difesa della Lastrigiana, poi Iacquinandi perfeziona il disimpegno, ancora Zacchei prova a ributtare il pallone in area di rigore, va a terra Monaci ma c'è fuori gioco da parte di Monaci, aveva richiesto il rigore la tifoseria del Foiano. Vezza, anche se il campionato ancora deve dire molto. Tanto il pallone è buono per Fabianelli, pallone sul destro in area di rigore, non arriva la deviazione di Carissimi. Si fa cercare Carissimi, pallone che è buono proprio per Pasqui che si butta dentro, salta un avversario, pallone sul destro, vince un rimpallo, quindi Monaci il suo destro, parato senza problemi da Giovaniello. Iacquinandi prova addirittura il sinistro da lontanissimo e mette in difficoltà Cristofoletti, l'aveva visto fuori posizione credo. Pesai, non c'è fuori gioco, pallone sul destro, calciato sul fondo. E su questa direi che finisce la partita, finisce con la vittoria della Lastrigiana, grazie come detto ai gol di Mazzoni e Berti.